Ehi ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Farming Simulator 19 nella mappa Stappenbeck. Ragazzi, oggi siamo qua in compagnia del RobiMello81. Ciao, mi gira testa, mi gira... Giro, giro tondo, quanto è bello il mondo, casca la terra, mio, mi gira per terra. Certo, se già a me mi giravo solo a guardare te che giravi, figurati. Ma figuriamoci. Allora ragazzi, oggi finiamo con le patate perché... diciamo che il DLC Grim non credo che ce l'ha Nora, e quindi dato che il prossimo gameplay lo registriamo insieme a Nora, non mi va, giustamente non può partecipare senza il DLC, quindi in pratica oggi restituiamo tutto quello che fa parte delle patate. Però aspetta, perché in realtà ancora non abbiamo del tutto finito con le patate, ancora ce n'erano un paio. Una seminatrice, ok, non mi serve più, vattene, ciao. Questo, boh, vabbè, per ora non restituiamo altro, perché qualcosina mi serve. Allora, difatti oggi prendiamo a noleggio qualcos'altro. È uscito da poco un altro bel Fiat, per ora lo prendo a noleggio perché non so sicuro se ne facciamo uso. Quindi per ora lo prendiamo a noleggio. Intanto c'è zio Robby che drifta con l'ape. Allora, un trattore piccolo immagino che è, eccolo qua. E beh, Fiat 605C, 19.000 euro nuovo. Che bello. È bello, però lo pigliamo per ora solo a noleggio, raga, perché giustamente non vorrei fare qualche cavolata, metti che poi non so che farci, per ora. Dunque. Senti, Nick, mi ha chiamato quello dello shop. Che t'ha detto? Che c'ha un'offerta speciale per te, una seminatrice degli anni 70, tipo, vai a vedere perché... Mio, davvero, già sto pigliando a noleggio il trattorino qua. Aspetta. Vedi perché, così mi ha detto. Aspetta, non è che davanti ci va il peso. Factory new. No, lo voglio scassato, lo voglio vedere com'è scassato. Mettici proprio perché... il cosino dietro, mi raccomando. Ah, perché... Ok. Ah, il motore è potenziabile a 68 cavalli, ora è potentissimo. Sentimmo, ma il coso dietro come cacchio ci si mette? Lo dalla configurazione. Ah, sollevatore più... Ah, eccola. No, difatti guardavo solo davanti, non guardavo dietro. Allora, 999 euro a noleggio. Vai, noleggia. Quindi mi stai a dire che hanno appena chiamato e c'è una seminatrice vecchiotta da abbinare al trattore vecchiotto. Va bene, allora. Dove sta la categoria seminatrici? Semina? Ma che bella, anni 70, mamma mia, ma che è? Ma si ribalta da sola questa? No, questa la pigliamo a noleggio nuova perché tanto costa 140 euro. Oggi quindi, ragazzi, si prova qualcosa di vecchio, un po' come a Robin, insomma, anni 70. Sì, esatto. Esatto. Carini. Ah, già che appaiono qua, vero? Sì. Tutto scassato, Senti, mo come lo carichiamo? Te lo metti sulle spalle, no? Ci serve un cassone, un cassotto. Aspetta, ma ci sta già di default, vero? Spero. O no? Cavolo, mi sa c'è solo quello delle macchine. Quello da raccogli cotone non va bene, vero? Sì, forse ce lo possiamo adattare. Che chi dici? Lo sa? Ci proviamo? Ce lo adattiamo? Vai. Sono 1000 euro, ma l'ho fatto, guarda, mi sono sacrificato. Ma dov'è che non lo vedo? Dove ce l'ha messo? Non l'ha preso? Dove sta? Non è che è finito dentro alle mucche, vero? No? Dove ce l'ha messo? Non lo so. No, raga, la situazione è strana, Ma l'ho preso o non l'ho preso? Aspetta, vado a vedere negli oggetti noleggiati. Eh sì che l'ho preso, ma non so dov'è. No, l'abbiamo... Non è che al negozio è... Ecco dov'è, al negozio. Sta al negozio. Vabbè, lo vado a prendere, va, compà. Intanto, caricaci... Che ne saccio, ci carichi i semi sulla seminatrice. Subito. Sto arrivando, compà. Arrivi. Se no lo carichiamo sull'ape. Tu immagini si poteva caricare sull'ape. Che bella immagine. Aspetta, perché la ruota non girava e l'ho tirato lungo. Gira la ruota, che bella la ruota. Aspetta che la ruota ha sbattuto. Attento al cane. Ma sto cane sembra in mezzo ai cosini. Avanti, apri il cosino. E come si apre sto coso qua? E non si apre.
Ah, posizione operativa, ecco. Eccomi, salto, Oh, bello è, bello è. Però mica malox. Mi A funziona posto. bene. Oh, Oh. ma sai che funziona veramente bene? Fa vedere. Porca miseria, sei figo. Oh, è bello però, è bellissimo. Oh, salta a bordo, che ti porto al negozio. Andiamo a. No, l'ho caricati i semi, eh. Ah sì, vabbè, allora andiamo Sì. direttamente a È carica, è lavorare. carica. Sì. Va bene. Serve altro, no? Dobbiamo Un caffè, portare altro? compa. Attento qua che mi fai cadere, Vieni forte, compa, che vado velocissimo col ok. 1003. Oh, ho preso di petto un segnale, vabbè, uguale. No, non è successo. Non è successo. È nella mia mente, è successo solo nella mia mente. Sì, appunto, che cosa ti succede in questa mente che sembra una voce femminile? Compa! Mamma mia. Allora, Vai dai, dai. piano. Ora, sì, non ti preoccupare, non ti ribalti. Eccoci. Allora, puoi cominciare da qua perché di fatti non è mai stato lavorato. Posizione operativa. Allora. Che carino. Meh, compa. Vuole fare lei, vuole. Ecco, vai. L'omaggio. Mamma Senti, mia. che faccio sta roba? Che riporto tutto No, indietro, raccolgo. no, 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 no. C'è ancora un poco di patate qui. Vedi che ci sono i Ok, ma. ci penso io. Soprattutto il coltivatore servirà per coltivare qua. Ovviamente, ma aspetta, sta sesta. Frumento? E vabbè, famo frumento, ma lo fa. Ma funziona. Ah sì, funziona. Mamma mia, È compa. vecchiotta, ma. Che fai, drifty? E quello è il problema, non riesco a usarlo bene questo coso. Però è bello. Ma come la tiene quella povera mano, mamma mia? Sì, ce l'ha un po' slogata. Mamma mia, compa, bisogna fargli controllare la mano. Ma quando è che finisce sto prima striscia? Pare che non finisce più. Vabbè, C'hai fari accesi comunque. era per vedere com'erano con i fari accesi, no? Ok. Abbassa. Però non è facile da usare per andare dritto, eh? Non lo è per niente, difatti mi drifta molto. Finché vado dritto bene, ma se voglio girare un po'. Vado come in furetto io, eh. Sì, compà, dobbiamo assolutamente finire con le patate, restituisco tutto. Cioè, le patate, raga, sono belle, ovviamente. Però è chiaro che bisogna restituire queste cose perché poi appunto penso che Nora non ha il DLC Grimm, quindi per farla poi entrare bisogna o togliere la mod o dare il DLC a lei, ma siccome le patate noi le trattiamo poco, quindi tanto vale che la togliamo, non è che ne famo grande uso. O fai prima tu che io comunque, Già, vabbè, ma guarda che comunque è scassato, però devo dire che, boh, comunque va a 10, 12. eh? Io vado a 7, capito? Ah, ho capito, sì. Bella anche in prima persona. Bello proprio. E c'è la spia del carburante acceso. Hai finito? Per forza è tutto scassato quel coso. No, è finita. Cioè, c'è poco carburante. Pigliandolo scassato, c'è anche Ah, poco carburante. bisogna andare a prendere cassata morto poi. La tua dov'è che l'hai messa? Mi è alzato il cosino! Meh, compa. Quindi mo bisogna fare i pallet. Ya! Però devo dire che oh, così lento non è. Alla fine, guarda, ho fatto più io che te. Ma io perché mi salza il cosino da solo? Eh beh, quello è quando uno è giovane, compà. No, nel senso, la raccogli patate, c'è il cosino, no? Allora. A posto, mi sa che mo c'è assolutamente da provare il coltivatore. Ma allora, il coltivatore dov'è?
Nico. Oh, ti sei ribaltato. Sei finito nel buco. Ti sei imbucato. Nick, non mi chiede come ho fatto. No, non te lo chiedo di fatti. Aspetta un attimo, che qua purtroppo mi sa che a me serve un cultivators. Ma dove sei? No, dove sei finito, compa? Come ci sei finito nel buco? Oh, piano, ridere, che alla tua età può essere nocivo. No, hai avuto un lapsus. Hai avuto un lapsus. Ho avuto un lapis. Ho avuto un lazzulo. Aspetta, aspetta. Ok, aspetta che lo ripristino. Lo ripristino io. Grazie, veramente, grazie, perché... perché... Ok, l'ho ripristinatos. Ora aspetta grazie. Un attimo che... Pregos. Aspetta che io cerco il coltivator, quello piccolo. 100 cavallo? No, non ce la facciamo con 100 cavallo. Ma sai che c'ho il cosino che mi si è incastrato in un albero? Ah, che sto 320 cavalli, vedi? Ancora peggio. Sì, ho capito, ma aspetta perché mi sono perso. Che dovevo fare io? Ce l'hai una motosecchia? Motosecchia? Boh, forse, no, ma non lo so. Oddio, che cos'è? Vabbè, senti un attimino che pia noleggio una cosa. Già. Alleluia. Chi è? Chi è? Allora, vediamo come se la cava il trattorino, anche se so che ha pochi cavalli per quel mezzo lì. Però siamo qui per provare. Vabbè, questo in realtà non mi serve. No, ma che c'entra? Non mi serve manco lui. Che sto a fa'? Allora. Proviamo. Proviamo. Vabbè che già c'ha pochi cavalli. Poi pure scassato. Mi sa che non ce la fa a coltivare. Ma vabbè, dettagli. Il Fiat tira tutto. Vediamo un po' il clacson. Pura potenza, Nick. Pura potenza. Clacson classico. Ma perché c'avevano i clacson sti trattori? Evidentemente. Ok. Beh, sì, ce la fa, dai, vabbè. Considerando che è pure scassato, se non era scassato magari ce la faceva meglio. Però fa quei 8 km orari comunque. Tutto sommato sì, ce la fa. Te fai patate, compà? Sì. Aspetta, ci metto l'operaio qua. O se lo vuoi provare tu, che voglio vedere la situazione dei patate. Vediamo. E dov'è qua? Ma il macchinario è tutto mosso. È tutto. No, l'hai spostato. Gli ho dato qualche colpetto Gli è dato. involontario. Ma poi perché questo l'abbiamo riportato qua? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Tu. No, aspetta, devo venire per forza a piedi perché sennò perdo il cosino davanti, cavolo. Ma non c'avevamo il muletto qua, il Ah, cosino? no, in realtà il muletto mo l'ho portato in farm, ma non si trovava prima in farm. Vabbè, niente. Ah, ugapitti, ugapitti, ugapitti. Ugapisti? Intanto tu, se non hai niente da fare, porta la petta, così la carichiamo di quelle ultime 4 patate. Va E così, bene, e così possiamo anche caricarla, vendere, bla 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 bla. sì, mettila più sottino. Mettila più sottana, mettila più Sì, sottana. la sottana. Eccola là, sottana. Va bene, mamma Ah, mia. porco. Oh, Oh. faticaccia per 2 patate. Teoricamente, se rimetti sotto quello, te lo dovrebbe continuare in Eppure piedi. ne andava problemi, magari proprio per questo motivo. Ne faccio un uso molto semplice io della mia petta. Spostala un po' indietro che così io posso un pochino andare pure dietro. Occhio, lo sposta tutto. Mannaggia, ma se non infila, mannaggia. E mo ho paura che ho spostato troppo. Non so però se c'è ancora qua là dentro qualcosa. Ok, aspetta. Beh, vediamo se riesco a caricare questo. Ma che Nick è bravo, eh? Oh, me l'ha svuotato sul mio, quello sotto, hai visto? Ah. Hai visto? Adesso quello sotto è pieno. Ok, allora famo una cosa, compà. Visto che
Visto che è quello più leggero e più facile da caricare sopra, lo lasciamo per ultimo. Ok, compa, dove stai? Aspetta. Non ti preoccupare, fidati. Ok, guarda come vado. Aspetta, ancora uno ci entra, che scherzi. Ah, la miseria. Oh, anche pensi, oh, quello è un mostro, C'ha il doppio dei cavalli, deve poter trainare il doppio delle cose. Avanti, perché poi questo è anche leggero. Pesa solo 500 kg, quindi. Aiuto! Aspetta, aspettami. Ok, fermati, fermo che ci mette il nastro. E do cacchio è? No, è messa... Un nuovo. Eccolo fatto. Vado? Vai, sì, mi pare che è caricato. Vado. Bene, vai. Dove scarico? Devi scaricare... per andare in farm sulla destra c'è un cosino di quelli lì che abbiamo... una di quelle moto della... Che, no, non mi dico che sei... Cioè, ti sei già ribaltato neanche il tempo di partire? Aiuto! Cioè, neanche il tempo di spostare che già l'hai ribaltato? Aiuto! No, aspetta. Intanto che sto patate non ne scarica più. Ma dove sei? Ah, là sei! Ma come hai fatto? Aiuto. Io ancora stavo a dire, ma dov'è che non lo vedo? Ed era dietro a un cosino grande. Aiuto. Aspetta che mi si è infilato il cosino nel terreno, porca miseria. Oh, mi si è infilato il coso, ho problemi. Ma che è stasera? Oh, aspetta. Aspetta, compa. Mi si è... Te do una bottarella, venga a darti una botta. Aspetta. Sì, guarda, compa, perché qua mi si è incastrato, mannaggia, non aspetta, ne esco sì, più. Sì, ma questa deve essere la forza della fisica. Oh, t'ho lisciato. Aspetta che t'ho lisciato. Aspetta, sì, perché questa è la legge di Newton, no? Aspetta. Dice... Oh, bravo. Che hai visto Newton, no? Diceva che, Allora. Se mi fai passare, Lola. Raga, ma così è un attimo a capottarsi, Ci vado io. Ma poi perché andavi di qua che non c'è niente? Ma non lo so, Nick, non sto bene. Sì, una parola è che te... Ah beh, sì, ce okay, l'ho fatto. Ok, buono così, ok. Vai. Perfetto, io ti controllo l'operaggio. Che sta facendo? Mamma mia, com'è che non sai guidare una petta piccola? Non è normale sta cosa. Avanti, dai. Speriamo che mo apio bene sta curva. Ok. L'ho caricata bella, eh. Oh, piano. A posto. E basta che qua di nuovo sposto Bari al centro, mamma mia. Ok. Tutto a posto, so salvo. Cioè, ma di nome faccio Sebastiano. Capita adesso. Alla molla. Alleluia. Alleluia. Oh, ma vedi un po' perché non scarica altre patate quel coso. Successo? E patate. Dobbiamo fare i pallettini. Ah no, se no, senti, andiamo a vendere direttamente. Va, quali pallet, va, così togliamo sta mod, perché sennò ma ci perdiamo il troppo. Il prezzo è lo stesso, non è che cambia. Appunto, ormai li abbiamo fatti i pallet, basta pallet. Restituiamo tutta sta roba. Più che altro ha finito il coltivatore di chi cacchio è? L'ho preso sì, a noleggio. No, l'ho preso a noleggio il coltivatore, vero? Ok. E allora andiamo a vendere sta roba così com'è e restituiamo tutto, va? Tanto alla fine ci usciva giusto un pallet da qua e non ce n'è più. Va bene, allora, beh, tutto sommato, un po' di soldi, ma comunque era giusto per provare il DLC Grim. Andiamo a dare sta roba al cosino.
Eccolo là, che si piglia la patata. Scarica. Avanti. Patate vendute. Patate, patate. Questo lo mollo qua che tanto lo devo restituire. Ok, allora cominciamo a restituire quattro cose, va? Quindi questo non mi serve. Questo non mi serve. Questo basta. Non mi serve. Questo mi serve, questo mi serve, questo mi serve. Questo non più. E questo neanche. Ok, no, questo neanche mi serve. A posto, ho lasciato quelle cose che veramente sono della che non sono della Grimm. Ok, ora poi tutti questi trattori dobbiamo portarli a casa piano piano. Quindi ha finito il cioccolato lì, il cingolato. Il cioccolato, sì, al latte. Tu stai... Oh, signorina che sei imbambolata come la bambola. Sì, te lascio la seminatriciotta. Mi lascia la caciotta? Ah, manca una strisciotta lì, ok. È così scassato sto povero trattore che dice ma com'è che va davanti non lo so. D'inerzia. C'è, trema pure il motorino, che figo. Trema anche lo scaricotto. Sì, sì, sì. Mi trema anche il culotto. È il freddo, quello è il freddo. C'è anche quella telecamera che non sale, si bugga e rimani di lato. E da qui posso vedere che c'è l'elica lì, quello che è, che gira la ventola. A posto, compa. Dobbiamo poi finire con calma sto terreno, dai, nel prossimo gameplay insieme a Nora gli facciamo provare il vecchio. Sì, detto così è bruttissimo, però va bene. Allora, aspetta che metto tutto... Ma sto trattore scivola troppo, però pare di guidare sul ghiaccio. Va bene, dai, no, ma ora ci fermiamo che purtroppo è volato il tempo, dai. Quindi abbiamo un po' provato sto trattore, ma lo riproviamo ovviamente anche nel prossimo gameplay ancora un po'. Magari insieme a Nora, così anche lei vede un po' com'è il cingolato. E ragazzi, quindi, ovviamente vi ricordo che in descrizione trovate il canale di Robby. In descrizione trovate anche il mio canale Twitch dove faccio le live tutti i giorni tranne il lunedì il pomeriggio. In descrizione trovate anche un link per comprare farming scontato e tanta altra roba. Quindi date un'occhiata in descrizione. Raga, vi salutiamo, ciao alla prossima. Ciao, ciao, ciao.